fatto. Sei pronto? Sì, funziona. Ma guarda, riesco ad abbattere i muri, ma non riesco così a da bene. mettermi questo. Si va scemando. Per quante volte uno salvi il mondo, quello riesce sempre a rimettersi di nuovo nei guai. Mi sembra che la cameriera ho appena finito di pulire qui dentro, si può cercare di non sporcare per 10 minuti. Sono all'apice della carriera, lavoro con pezzi grossi. Ragazzi, andiamo. Lasciar salvare il mondo agli uomini. Non ci pensano a me. I supereroi cercano sempre di svelarti la loro identità segreta. Sono convinte che consolidi la relazione o roba del genere. Edna Mode. Con la tua tuta puoi allungarti quanto vuoi. Tanto mantiene comunque la sua forma. Praticamente indistruttibile. Ma respira come cotone egiziano. Questo messaggio si autodistruggerà. Fatto. Walt Disney Pictures presenta i film Pixar Animation Studio. Si va in scena. Ehi, mi sono piaciuti gli incredibili. Non potrete non amare anche questi successi intramontabili. Ripassiamo alla mia scena preferita. Che ne dite? Mitico! Di più. Portate a casa tutti i vostri film preferiti. Per una serata di puro intrattenimento che divertirà tutta la famiglia. Sarebbe una festa? Oh, mi piacciono le feste, ci saranno divertiti. Pubblico tosto. Via lo spettacolo! Sei un campione nato! Oh, bellissimo! Aggrappati al guscio, bello! Che spalla! Walt Disney Pictures presenta i film Pixar Animation Studio. È troppo bello per essere a Bugs Life Mega Mini Mondo. Qualcuno deve pur badare a te, grossa palla di Monster and Company. Ci sono amici, non cibo. E alla ricerca di Nemo. DVD e videocassetta, collezionali tutti. Spero che ci diano una copia della cassetta. Mio. Fatto. Voi siete le uniche ragazze in questa casa, spero. Presumo. Non c'è nessun'altra vostra grazia. Vostra grazia! Vostra grazia! Aspettate, per favore. La bellezza. Disney più magica. A mezzanotte precisa l'incanto finirà. Restaurato in digitale nello splendore originale. La lagadula, mencicabula, mettele insieme che accade laggiù. Bibidi bobidi. È come un sogno meraviglioso divenuto realtà. Cenerentola edizione speciale. Cenerentola edizione speciale. Per la prima volta assoluta. Per la prima volta in Disney DVD autunno 2000. Ecco fatto. Dalla fantasia di Walt Disney nacque l'innocenza. Si strinsero amicizie e fu creata una tradizione. Ora la Walt Disney presenta il suo ultimo film. Bambi e il principe della foresta. Primavera 2006. Fatto. Prossimamente al cinema. C'è qualcosa di misterioso nel bosco dei 100 acri.
qualcosa di strano. Qualcosa di diverso. Mi è piombato addosso al buio. Mi fa un sacco di ruggiori. Non tosta per loro. Fate capire qualcosa. Loro tutto in grido. Io stavo dormendo. Uno alla volta. Vi ringrazio. Allora uno di voi mi dirà... Scegli me. Me. Sentiamo, tigro. Me ne stavo lì, sì, a dormire, sognando sogni da tigro, e all'improvviso tutto cominciò a tremare. Si bloccò. Potrebbe essere soltanto una cosa. Un efelante. Walt Disney Pictures presenta un'avventura mai vista prima d'ora. Un efelante. Efelante. Efelante, efelante. Sono un efelante. Winnie Pooh e gli efelanti. Sì, esatto, sono io, un efelante. Ora fatto. È uscito dallo scrigno Disney. Un film sorprendente e originale, il trionfo dell'immaginazione di Walt Disney. Alice nel paese delle meraviglie di Walt Disney, ora in un'edizione speciale tutta nuova, con tutti i suoi fantastici amici. Ma lei è un gatto. Uno stregatto astratto. E musica memorabile. Buon compleanno a me. A te. La classica storia che incanterà una nuova generazione. Sono quasi tutti matti qui. Non diciamo sciocchezze. Restaurato nel suo splendore originale e con contenuti speciali degni del film, come il fantastico tè virtuale con il cappellaio matto. Con tante sorprese inattese, dove può davvero succedere di tutto. E una canzone inedita dello stregatto. L'infanzia non sarebbe la stessa senza l'edizione speciale di Alice nel paese delle meraviglie di Walt Disney. Offerta 36 su Disney DVD e videocassetta. Ecco fatto. Voglia di magia. Magic. Dici cosa ti fa sognare. Sì. I nostri sogni nascono dalla magia. Disneyland Resort. Ecco fatto. Solo un rotolo di carta igienica. Con le gambe? È lui! Mina Pulcino! Pensavi sul serio che il cielo stesse crollando? Fosse una gamba! Come l'ha preso tuo padre? Lo camel! Guardate laggiù! Dove è andato? Eccolo là! Di nuovo! Finissimo! Mina Pulcino, il tuo comportamento ha scatenato attacchi di panico e tu sei stato incolpato e umiliato davanti a tutta la tua città, tuo padre e tutti quelli che conosci e che ha. Questa era una domanda? No, mettevo in evidenza la cosa. Va bene, adesso basta! No, ultima domanda, pensi che riuscirai mai a farti perdonare? Silenzio! Sì, ci riuscirò, perché io credo in una seconda possibilità. E risorgerò dalle ceneri come la mitica Felice, e presto dimenticheranno tutti gli incidenti. Non ci faranno mica un film, no? È stato un banale errore, per favore, ragazzi, ve ne prego, vi supplico, lasciate stare! Un film? Era già uno strazio la fiamma sonora! Ecco fatto.
finito, stacchiamo.